Oggi, 15 maggio 2023, è l'Oversoot Day almeno per l'Italia. Sono passati solo 5 mesi, eppure abbiamo già esaurito tutte le risorse che il pianeta ha idealmente messo a disposizione degli italiani per quest'anno. Si tratta del Global Footprint Network, un'associazione senza scopo di lucro che non calcola solo la situazione a livello globale, ma anche quella dei singoli paesi del mondo. Rispetto allo scorso anno non abbiamo fatto passi avanti. Anzi, le date sono rimaste pressoché invariate. Un anno fa, come oggi, insieme a Cile e Bahamas, abbiamo esaurito le risorse naturali disponibili per l'anno in corso. Certo, c'è chi è peggio di noi. Stati come il Qatar o il Lussemburgo hanno esaurito le scorte annuali già all'inizio di febbraio. Ma c'è anche chi è più virtuoso: Indonesia, Ecuador e Giamaica riescono ad arrivare a dicembre senza esaurire le risorse. In linea di massima, dalla tabella del Global Footprint Network si evince come la maggior parte dei paesi del mondo celebri l'Oversoot Day tra marzo e inizio giugno. E tendenzialmente sono i paesi europei peggio di noi: Belgio, Danimarca e Finlandia. Ma Svezia, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Francia e anche Spagna e Portogallo, se questi solo pochi giorni. Che in un anno l'Italia consuma il 167% in più dei beni che dovrebbe gestire. E che come l'anno scorso, se tutto il mondo si comportasse come noi, 2,7 terre servirebbero per poter sostenere le richieste di tutti. In tutto il mondo si stima che quest'anno l'Oversoot Day arrivi il 27 luglio, una data che arriva per prima ogni anno. La data precisa sarà annunciata il 5 giugno. L'anno scorso l'Oversoot Day era caduto il 28 luglio, l'anno prima il 29. L'anno prima, anche nel 2020, era stato registrato il 22 agosto. Ma parliamo di un anno eccezionale. Andando più indietro, infatti, abbiamo scoperto che nel 2019 era caduto a fine luglio, esattamente come negli anni post-Covid. Un comportamento più virtuoso ci permetterebbe di guadagnare giornate e risparmiare risorse. L'Oversoot Day del 15 maggio ci dice invece che la situazione non è peggiorata, ma nemmeno migliorata rispetto a un anno fa.